Perché il chirurgo plastico si interessa della mano? Perché la mano è, oltre a essere un organo dove c'è un importante sostegno scheletrico e quindi anche l'ortopedico chiaramente ha la sua competenza in questa chirurgia, sia a livello del polso che a livello del palmo che delle dita, ma tutta la parte esterna, il rivestimento della mano, le parti molli della mano, i tendini, le fasce, i nervi, sono strutture che per diciamo, origine e per competenza il chirurgo plastico ha sempre affrontato e trattato in maniera approfondita e quindi dall'unione tra ortopedia e plastica è nata questa super specializzazione, questa competenza della chirurgia della mano che dovrebbe essere affrontata in centri particolarmente attrezzati e specializzati per ottenere un buon risultato. Non è semplice e non è facile fare questa chirurgia in maniera completa perché è una chirurgia molto vasta. Io credo che questa chirurgia non si possa fare oggi in maniera ottimale se non si ha una base culturale solida sulla tecnica di trasferimento dei tessuti, innesti, lembi, trapianti di cute, di tendine, di osso. Quindi, se non si ha una formazione plastica ricostruttiva, come bisogna conoscere bene anche la possibilità di recuperare e riparare lo scheletro del polso, della mano e poi anche alla fine dell'arto, perché molto spesso delle problematiche della mano hanno un'origine centrale o periferica a livello di spalla, a livello di nervi del braccio e così via. Quindi è importante ed è fondamentale, direi, che nelle grandi città, nei grandi ospedali ci siano dei centri specializzati in questo senso. Fino a qualche anno fa il Lazio era molto carente, non c'erano, salvo alcune piccole eccezioni, delle strutture dedicate. Oggi c'è una rete regionale che funziona con un polo al Policlinico Umberto I, un polo al San Camillo, al Gemelli e poi ad ospedali, diciamo anche come l'American Hospital e l'ospedale di Viterbo, Belcolle, dove ci sono questi centri, diciamo, di riferimento che prendono in carico questa patologia. È importante che su questi pazienti ci siano delle equipe in grado di intervenire immediatamente e in maniera completa. In Lombardia, ad esempio, ci sono sei centri che si occupano di traumi della mano e reimpianti, quindi noi siamo un po' indietro. Ho sentito dire che c'è la volontà di unificare a livello regionale in un unico centro, mi pare impossibile perché il Lazio, con diversi milioni di abitanti, di popolazione, non può fare riferimento a un unico centro, sia per un fatto di distanze, di tempi, eccetera, ma anche per un fatto di volumi Ah, certo, di numeri proprio, di numeri, chiaro. brava, di numeri di pazienti che alle volte impegnano. Noi, per esempio, nell'ultimo fine anno siamo stati impegnati 24 su 24 per Chiaro. diversi giorni, perché purtroppo ci sono stati alcuni episodi gravissimi, gravi, dove dei traumi della mano coinvolgevano anche strutture profonde, trauma toracico, trauma dei genitali, trauma delle gambe. E quindi in questi casi bisogna intervenire e si impegnano a tempo pieno una o due equipe chirurgiche contemporaneamente. Quindi è importante che il Lazio abbia questa rete, è importante che questa sia mantenuta attiva ed è importante che si risponda come si dovrebbe rispondere su tutto il territorio nazionale, che non ci siano zone di serie A dove magari dopo un trauma uno riesce a reimpiantare un dito, una mano amputata, e zone di serie B dove invece quando si ha un trauma si pensa all'amputazione come si faceva 30-40 anni fa e non si fornisca un risultato completo di recupero non solo estetico, non solo
di quella che è l'integrità anatomica, ma anche funzionale della mano o del dito o del braccio leso. Sicuramente è importante anche che un paziente possa sapere che una chirurgia della mano molto specialistica, molto raffinata, può risolvere delle problematiche che a volte sono considerate quasi inevitabili. Penso per esempio all'artrosi, piuttosto che a delle degenerazioni, magari il dito a scatto, un tunnel carpale, quasi fossero manifestazioni minori, diciamo così, tra virgolette. Invece un centro dedicato dove un paziente possa sapere di avere la cura del particolare, del dettaglio e una chirurgia dedicata proprio alla mano, credo che sia quello che può fare la differenza, perché spesso sono patologie che sono state in passato un po' affidate a vari specialisti, magari si fanno vari consulti, però poi il raccordo finale di un centro di riferimento come il vostro credo che sia quello che può fare la differenza. Sì, finora inizialmente io ho parlato soprattutto del problema del trauma del pronto soccorso. Certamente c'è poi tutta una patologia specifica di organo che è una patologia in crescita, perché come tutte le patologie croniche e diciamo così anche tra virgolette geriatriche sono in aumento nella nostra società, la nostra è una popolazione che invecchia. E che di conseguenza presenta le problematiche relative della terza età, quindi la disabilità cronica della mano, la perdita di forza, di capacità di eseguire determinati movimenti e così via. In tutto questo, certamente si può fare molto. E si può fare molto soprattutto se c'è una preparazione specifica. Io non a caso ho richiesto e ottenuto di istituire al Policlinico presso la nostra divisione, unità operativa complessa di chirurgia plastica, l'istituzione di un'unità operativa semplice di chirurgia della mano, dove non solo dei chirurghi esperti che è capace di svolgere questa chirurgia, che hanno fatto anche degli stage di formazione all'estero, eccetera, ma anche i chirurghi più giovani conoscono questa patologia e via via se c'è qualcuno che si appassiona e vuole scegliere questa strada, può approfondire attraverso dei soggiorni all'estero. In questi giorni, per esempio, è rientrato un nostro specializzando che è stato per un anno a Taiwan, dove c'è il più grosso centro dell'Asia di microchirurgia e reimpianti e quindi noi abbiamo la fortuna e la possibilità, lavorando con tanti giovani, anche di formare dei medici preparati che mi auguro saranno sempre più in grado di rispondere in modo completo a queste esigenze.